classifica di eccellenza, alla terzultima di campionato ci sono tre squadre al secondo posto a 46 punti, tra queste la Genova Calcio, che oggi ospita l'Imperia, terza forza del girone, sotto di 3 punti. Dopo 5 minuti è pericolosa la Genova Calcio, il tocco di Bennati spinge in avanti Traverso, che si porta in area, va al tiro, ma trova l'esterno della rete. La partita procede senza particolari emozioni, fino a che non è l'Imperia a provarci. Occasione da calcio di punizione, ma Castagna conclude terminando in alto. Partita bloccata fino al 33esimo, quando in area c'è l'ottimo scambio attraverso Parodi. Il bomber della Genova Calcio viene bloccato da Todde. Risponde l'Imperia a 5 minuti dal termine del primo tempo. Castagna da fuori area, manca di pochissimo lo specchio della porta. E proprio quando sembrava conclusa la prima frazione, ecco il gol che sblocca il match. Assist di Ravoncoli, lo 0-1 lo firma Castagna. Il secondo tempo, ripreso e montato da Samuele Ragusa, si apre come si era concluso il primo. Il contropiede dell'Imperia vale il gol del raddoppio di Giglio. Ancora i ragazzi di Mister Bencardino in avanti dopo 8 minuti, Sanci pettina al palo. I padroni di casa si fanno vedere in avanti, ma la conclusione da fuori area di Capannelli non va a buon fine. Ha corso le distanze la Genova Calcio, Capannelli per Dentici che va al tiro, para ma non blocca Todde, cinico Parodi va a insaccare. Il risveglio della squadra di Maisano, da punizione Dentici cerca e trova Parodi, che stavolta viene fermato da Todde. A 2 minuti dal termine del match c'è un'occasione per l'Imperia, Sanci testa i riflessi di Secondelli, che con una mano risponde benissimo. L'Imperia recupera 46 punti la Genova Calcio e insieme alla Rivarolese si piazzano al terzo posto.